Noi sappiamo che questo tipo di economia è imprescindibile per un futuro migliore. E badate, non significa chiusura o un voler restare con i piedi nel passato. I vostri piedi sono ben piantati sulla terra. Il vostro sguardo è rivolto verso gli altri e attento a tutto ciò che può migliorare la terra. Ecco dunque la rete, ecco la vostra rete, ecco la nostra rete, le comunità locali del cibo, una risposta caratterizzata dalla massima apertura possibile. Molti guardano la dimensione locale con sufficienza e vi dicono: ma le vostre produzioni sono troppo piccole, marginali. Ma guardate che l'insieme di tutti questi piccoli produttori è forse la più grande multinazionale del cibo. Voi non producete omologazione o appiattimento. Voi non producete inquinamento e povertà. Voi producete ricchezza, diversità, scambio, conservazione della memoria, progresso. Questo è il valore dell'economia locale. La vostra economia è quanto di più moderno esista al mondo. Vorrei dire a coloro i quali, anche in buona fede, guardano a Terra Madre come l'incontro pacifico di una umanità povera, marginale. Guardano a Terra Madre come se qui voi foste i rappresentanti del mondo dei vinti. Molti lo dicono: ma che bravi che mettete assieme tutta questa povera gente. No, io voglio dire a questi signori che non hanno capito niente. Non hanno capito che il futuro si gioca qua. Che il futuro si gioca qua. Perché voi rappresentate l'imponente massa della classe contadina delle campagne del mondo e dei villaggi del pianeta, la metà dei viventi. E allora io vi dico una cosa: i contadini saranno i principali protagonisti della terza rivoluzione industriale. La terza rivoluzione industriale partirà dai vostri villaggi, partirà dalle vostre aziende, partirà dalle vostre campagne. La prima rivoluzione industriale, la macchina a vapore. La seconda, quella dell'elettricità, utilizzando nell'una e nell'altra le materie fossili. La terza rivoluzione industriale sarà quella dell'energia pulita e sostenibile. E questa terza rivoluzione industriale partirà dalle campagne. Perché l'agricoltura costituisce l'unica attività umana basata sulla fotosintesi e può essere completamente rinnovabile. Da secoli gli agricoltori lavorano grazie al sole e quindi io vi sollecito, quando tornerete nei vostri villaggi, datevi da fare per costruire energia pulita, energia rinnovabile. Producete questa energia del sole, dei venti, di tutto quello che la vostra sapienza potrà mettere in atto per produrre ricchezza per le vostre aziende, per le vostre famiglie. Questo è il New Deal. Il New Deal prossimo venturo è questo. E io voglio dire una cosa: mettetevi in contatto con tutti quelli che operano su questo senso. E siccome qui in questa platea
ci sono anche molti manager che vogliono lavorare nel campo dell'energia sostenibile, io dico a questi manager: andate a lezione dai contadini, perché i contadini, con il riuso, con il rapporto con la terra, senza lo spreco, hanno già molte sapienze utili per la nuova rivoluzione. E questa nuova rivoluzione sarà quella che in qualche misura caratterizzerà il rilancio di un'economia concreta. E poi siate e siamo tutti orgogliosi. Voi qui rappresentate la diversità del mondo, la ricchezza più grande che esista, la risorsa migliore, la garanzia del futuro dell'umanità. Così come esiste la biodiversità in natura e la biodiversità della natura è garanzia di sopravvivenza, di evoluzione, di adattamento, la vostra identità, le vostre tradizioni, i vostri consumi sono un pezzo irrinunciabile del mondo. Il mondo non può fare a meno di questa diversità culturale. E nell'incontro, nel confronto, nel dialogo tra le diversità, noi, ognuno di noi, rafforza la propria identità. Se tutti fossimo uguali, non ci sarebbe identità. C'è l'identità perché esiste la diversità, e la diversità è il bene più grande che esista al mondo, e voi la rappresentate. E allora diamo il via alle danze, incominci questa terza terra madre. Vi do alcuni consigli.